carissimi pellegrini, carissimi vallelonghesi e pellegrini da ogni dove, da paesi più vicini e anche da paesi lontani, che siete venuti qui a venerare la Madonna di Monserrato. E un caro saluto a coloro che ci seguono attraverso la diretta, soprattutto nei luoghi di emigrazione. E dai luoghi di emigrazione quest'anno abbiamo avuto una testimonianza straordinaria. Domenica scorsa ho fatto fare a queste due care persone una testimonianza toccante. E sono Maria e Nina, sono in mezzo a voi, due sorelle che arrivano dall'Australia dopo 53 anni, venute qui nel 1971 ragazzine con i genitori già emigrati, ma non sono di Vallelonga, non hanno origini a Vallelonga, ma a Francavilla Angitola. È stata una testimonianza forte, perché sono state qui una settimana e le ringrazio per la grande testimonianza che ci hanno dato, non perdendo un attimo delle nostre celebrazioni, un momento, niente, non hanno perso nulla di nulla, senza avere qui nessun legame di sangue, avendo qui solo la Madonna di Monserrato, perché una vita nella famiglia Monserrata Noscia, i genitori che venivano a piedi, poi partiti negli anni 50, hanno trasmesso questa grande devozione a queste persone. Per me sono state di grande testimonianza. Ecco, la devozione alla Madonna si esprime attraverso questo, un viaggio di 22 ore con l'aereo, si esprime attraverso i viaggi che molti avete fatto a piedi o con le macchine, si esprime nel desiderio del cuore che ciascuno ha di portare le proprie emozioni alla Madonna, i propri sentimenti, le richieste, di vederla. Molti vorrebbero anche toccarla, e dico io che si arrampicano, no? Perché c'è questa forma un po' materiale, no? Di toccare. Ma dovremmo anche lasciarci toccare da Maria, non dalla statua, dalla presenza viva di Maria nella nostra vita.